Sai tenere un segreto? Di Sophie Kinsella. Letto da Valentina Battorti. Capitoli 2 e 7. Non è stata la sua giornata fortunata, vero? Mi domanda l'hostess con aria comprensiva, allungando una mano per prendere la mia carta d'imbarco. Scusi, ma non ho potuto fare a meno di sentire prima. Non c'è problema. Mi sforzo di controllarmi. No, non è stata sicuramente una delle migliori. Segue un breve silenzio mentre la donna osserva il mio documento. Senta, cosa facciamo? Dice poi abbassando la voce. Le andrebbe un upgrade a bordo? Un cosa? La fisso senza capire. Lei ha bisogno di rilassarsi. Sul serio? Ma potete spostare la gente così? Se ci sono posti liberi, sì. Dipende solo da noi. E questo volo è così breve. Mi rivolge un sorriso cospiratore. Però non lo racconti a nessuno, d'accordo? Mi accompagna nella parte anteriore dell'aereo e mi indica un grande comodo sedile. Non sono mai stata upgradata in vita mia. Non riesco a credere che mi stia capitando davvero. È la prima classe, sussurro osservando l'atmosfera ovattata e lussuosa. Alla mia destra, un uomo in completo grigio sta battendo sulla tastiera in un computer portatile, mentre due anziane signore si stanno sistemando le cuffie. È la business, non c'è la prima su questo volo. Poi alzando la voce aggiunge: le va bene qui? È perfetto, grazie mille. Di nulla. Mi sorride di nuovo e si allontana. Spingo la valigetta sotto il sedile davanti. Wow, è davvero un incanto. Poltrone morbide, spaziose, comodi poggiapiedi. Sarà un'esperienza fantastica, dal primo momento all'ultimo, mi dico con fermezza. Afferro la cintura di sicurezza e la allaccio con noncuranza, cercando di ignorare gli spasmi di nervosismo allo stomaco. Desidera un bicchiere di champagne? È la mia amica con la coda che mi parla. Fantastico, rispondo, grazie. Champagne! E per lei, signore, un po' di champagne? L'uomo nel posto accanto al mio non ha alzato lo sguardo, neppure una volta. Indossa un paio di jeans e una vecchia felpa. Continua a fissare fuori dal finestrino. Quando si volta per rispondere, intravedo degli occhi scuri, una fronte corrugata e un'ombra di barba sulle guance. No, grazie, solo un brandy. Ha un tono di voce brusco e un forte accento americano. Sto per chiedergli da dove viene, però lui torna immediatamente a girarsi verso il finestrino. Cosa che per me va benissimo, dato che, a essere del tutto sincera, neanch'io sono dell'umore adatto per fare conversazione. D'accordo. La verità è che non mi piace neanche un po'. Mi rendo conto che la business class lo so che è comoda e lussuosa, ma ho lo stomaco nodato per la paura. Durante il decollo ho contato molto lentamente con gli occhi chiusi e per un po' ha funzionato. Peccato che arrivata verso i 350 io abbia esaurito le energie. Così ora me ne sto qui a sorseggiare champagne e a leggere un articolo su Cosmopolitan. 30 cose da fare prima di arrivare ai 30. Mi sforzo di apparire un'importante donna d'affari perfettamente a proprio agio nel lusso, solo che ogni minimo rumore mi fa trasalire, ogni vibrazione mi fa trattenere il fiato. Ostentando una calma che non provo affatto, prendo il cartoncino laminato con le istruzioni in caso di incendi e le scorro. Uscite di sicurezza, posizione di impatto. Se è necessario indossare i giubbotti di salvataggio, assistere prima gli anziani e i bambini. Oddio, perché lo sto guardando? Come può aiutarmi a osservare queste figurine stilizzate di uomini che si gettano nell'oceano mentre l'aereo esplode dietro di loro? Infilo il cartoncino nella tasca e bevo un altro sorso di champagne. Mi scusi, signora? Una hostess con i riccioli rossi si materializza al mio fianco. Lei viaggia spesso in business? Sì, rispondo, sistemandomi i capelli con un formicolio d'orgoglio. Sì. Mi porge un opuscolo intitolato Servizi Executive, con la foto di un gruppo di uomini d'affari che parlano animatamente davanti a una lavagna, sulla quale è disegnato un grafico. Qui ci sono alcune informazioni sulla nostra nuova sala d'attesa di Gatwick. Forniamo sale riunioni completamente attrezzate. Se dovesse averne bisogno, pensa che possa interessarle? È possibile, affermo convinta, gettando un'occhiata noncurante. Sì, potrebbe servirmi una di queste sale per istruire il mio staff. Ho uno staff piuttosto nutrito e ovviamente ha bisogno di un sacco di formazione. Su questioni di lavoro. Principalmente, specifico in tono finto professionale e mi schiarisco la gola. Principalmente logistica. Desidera che le prenoti una sala? Dice lei cordiale. No, grazie. Rifiuto dopo un attimo di esitazione. Al momento il mio staff è a casa. Ho dato loro la giornata libera. Ah, la donna ha un'aria perplessa. Magari un'altra volta, mi affretto ad aggiungere. E già che qui mi chiedevo, questo rumore è normale?
Quale rumore? Piega la testa di lato. Questo, questa specie di fischio proveniente dall'ala. Io non sento nulla. Poi mi studia con aria comprensiva. È nervosa? No! Rispondo con una risatina. Io non sono nervosa. Lo chiedevo così, per curiosità. Vedrò se riesco a scoprirlo, mi assicura gentile. Ecco, signore, alcune informazioni sui nostri servizi executive di Gatwick. L'americano prende l'opuscolo in silenzio e lo posa senza neppure degnarlo di uno sguardo. L'hostess prosegue, barcollando appena, mentre l'aereo ha un sussulto. Per quale motivo sobbalza? Oddio, senza il minimo preavviso vengo assalita da un attacco di panico. È una follia, una pura follia, starmene seduta in questa gigantesca, pesante scatola sospesa a migliaia di metri sopra il suolo, senza una via di fuga. Non posso farcela da sola. Avverto il bisogno impellente di parlare con qualcuno. Qualcuno che mi rassicuri, che mi tranquillizzi. Connor! Istintivamente estraggo il cellulare e subito la hostess scala su di me. Mi dispiace, ma non si può usare il cellulare a bordo. Potrebbe accertarsi che si è spento. Oh, scusi. Ovvio che non posso usare il telefonino. L'avranno ripetuto un milione di volte. Sono proprio una zuccona. E comunque non ha importanza. Sto bene! Ripongo il telefono nella borsa e cerco di concentrarmi sull'episodio di una vecchia sitcom che sta passando sullo schermo. Magari potrei ricominciare a contare. 349, 350, 300... Oh, cavolo! Alzo la testa di scatto. Cos'era quello scossone? Siamo stati colpiti? Ok, niente panico. Era solo un sobbalzo. Sono sicura che va tutto bene. Probabilmente abbiamo colpito un piccione o qualcosa del genere. Dove ero rimasta? 351, 352, 353... Oh, ecco, questo è il momento. Tutto pare disintegrarsi. Sento le urla risuonare come un'onda sopra la mia testa. Un attimo prima di rendermi conto di ciò che sta... Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, no, 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 stiamo cadendo. Oh mio Dio, stiamo cadendo, stiamo precipitando. L'aereo sta scendendo come una pietra. Un passeggero appena è stato scagliato verso l'alto e ha battuto la testa contro il soffitto. Sanguina! Io boccheggio, stringendo forte il sedile nel tentativo di non fare la sua stessa fine, ma mi sento proiettata violentemente verso l'alto, come se qualcuno mi stesse tirando, come se la forza di gravità avesse improvvisamente invertito la direzione. Non c'è tempo di pensare, la mia mente non ci riesce. Borse e sacche volano da tutte le parti, i bicchieri si rovesciano, un assistente di volo è caduta e si tiene un sedile. Oh mio Dio! Ok, ok, sta rallentando, ora va meglio. Oh, io non... Guardo l'americano e anche lui afferra il sedile. Mi viene da vomitare, credo proprio che vomiterò. Oh mio Dio, ok. Ora è quasi normale. Signore e signori, avverto una voce attraverso l'altoparlante di bordo e tutti alzano la testa. È il vostro comandante che vi parla. Stiamo attraversando una zona di turbolenza e l'aereo potrebbe risultare instabile per un certo periodo. Ho acceso il segnale di cinture allacciate e vi chiedo di tornare tutti ai vostri posti il più in fretta... Segue un altro fortissimo sobbalzo e il messaggio viene soffocato dalle urla dei passeggeri. È come un incubo, un brutto incubo a bordo di un autovolante. Gli assistenti di volo si stanno legando i loro sedili. Una delle hostess si sta pulendo il sangue dal viso. Un minuto fa stava servendo noccioline. Queste cose accadono alle altre persone, a bordo degli altri aerei, alle persone dei video della sicurezza. Non a me! Siete pregati di mantenere la calma, ripete il comandante. Appena avremo maggiori informazioni... Mantenere la calma! Non riesco neppure a respirare, figuriamoci mantenere la calma! Cosa dobbiamo fare? Restarcene qui, seduti buoni buoni, mentre l'aereo sgroppa come un cavallo imbizzarrito? Sento qualcuno alle mie spalle recitare. Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta! E vengo assalita da un'altra ondata di panico! Questo qui prega! Sta davvero cadendo, stiamo per morire! Stiamo per morire! Prego? L'americano nel sedile accanto mi guarda con espressione tesa. Ho parlato a voce alta. Stiamo per morire! Potrebbe essere l'ultima persona che vedrò da viva! Osservo le rughe intorno agli occhi scuri, la mascella forte velata da un'ombra di barba lunga. Percepisco un'altra scossa e senza volere lancio un urlo. Non credo che moriremo, risponde, ma anche lui stringe forti i braccioli. Hanno detto che si tratta di una turbolenza. Naturale! Avverto il tono isterico nella mia voce. Non possono certo dire ok, gente, è finita, siamo tutti spacciati. L'aereo sobbalza di nuovo e mi ritrovo a stringere la mano dell'uomo. Non ce la faremo, lo so, è finita. Ho solo 25 anni, per Dio, non sono pronta. Non ho conseguito alcun obiettivo importante, non ho mai avuto figli, non ho mai salvato una vita. Mi cade lo sguardo sull'articolo 30 cose da fare prima di arrivare ai 30. Non ho mai scalato una montagna, non mi sono mai fatto fare un tatuaggio, non so neppure se ce l'ho il punto G. Come, scusi?
Mi domanda l'uomo, apparentemente sconcertato, ma io lo sento appena. La mia carriera è un fallimento totale. Non sono affatto una donna manager. Io non ce l'ho, uno staff. Indico con un vago gesto il mio abito, gli occhi pieni di lacrime. Sono solo una sfigatissima assistente. Oggi ho avuto il mio primo incontro importante ed è stato un disastro. Non ho capito un accidente di quello che dicevano. Non so cosa significhi logistica. Non avrò mai una promozione. Devo 4.000 sterline a mio padre e non mi sono mai realmente innamorata. Mi tiro su di scatto. Mi dispiace. Lei non è interessato a tutto questo. Non si preoccupi. Dio, devo essere impazzita! E comunque quello che ho appena detto non corrisponde alla verità, perché io sono innamorata di Connor. Deve essere l'altitudine che mi confonde. Mi scosso i capelli dal viso, tutta agitata, e cerco di calmarmi. Ok, proviamo di nuovo a contare. 350, 300... Oddio, no, ti prego! L'aereo ha ripreso a ballare, cadiamo ancora! Non ho mai combinato nulla per cui i miei genitori fossero orgogliosi di me. Mai! Le parole mi escono dalla bocca prima che io possa trattenerle. Sono sicuro che non è affatto vero! Mi rassicura l'uomo, con gentilezza. Sì, invece, forse un tempo erano orgogliosi di me, ma poi mia cugina Carrie è venuta a vivere con noi e all'improvviso è stato come se per loro fossi diventata invisibile. Loro vedevano solo lei, aveva 14 anni quando è arrivata da noi e io ho pensato che sarebbe stato fantastico, sa, un po' come avere una sorella maggiore. Ma non è andata così! Non riesco a smettere di parlare, non ci riesco proprio. Ogni volta che l'aereo dà uno scossone, dalla bocca mi esce una serie di frasi sconnesse, come acqua che sgorga a fiotti sopra una cascata. O parlo o urlo. Era una campionessa di nuoto e di ogni altro sport, mentre io in confronto non ero nulla. Di fotografia e sinceramente ero convinta che avrebbe cambiato la mia 58 vita. 58 kg e mezzo! Ma avevo intenzione di mettermi a dieta! Ho risposto a mille annunci. Ero così disperata che ho persino fatto domande. Orribile ragazza, che si chiama Artemis. La scrivania nuova è arrivata l'altro giorno e se l'è presa lei, anche se la mia è davvero orrenda. A volte annaffio la sua stupida pianta con il succo d'arancia, così impara. Una ragazza simpaticissima che si chiama Katie e lavora all'ufficio personale. Abbiamo una parola in codice, per cui quando lei entra in ufficio e dice posso controllare alcuni dati con te, ma in realtà significa andiamo da Starbucks. Orrendi regali e io devo fingere che mi piacciono. Il caffè in ufficio è la cosa più disgustosa che io abbia mai bevuto, un vero veleno. Messo esame di matematica con il massimo dei voti sul curriculum, mentre invece avevo preso appena il sufficiente. So che è stato disonesto, so che non avrei dovuto farlo, ma desideravo così tanto quel lavoro. Cosa mi è successo? Solitamente c'è una specie di filtro che mi tiene a bada e mi impedisce di spifferare tutto quello che mi passa per la testa, ma ora ha smesso di funzionare ed è come un fiume incontrollato di parole che escono a casaccio e che io non riesco a fermare. A volte penso di credere in Dio, perché altrimenti come abbiamo fatto ad arrivare qui? Ma poi penso a tutte quelle guerre, a tutte quelle disgrazie. Fatto il perizoma, perché sotto gli abiti non si vede, ma è così scomodo. Taglia 40, e io non sapevo cosa fare, e così ho detto, sono davvero fantastiche. E peperoni arrostiti, la cosa che preferisco in assoluto. Mi sono iscritta a un club del libro, ma non sono riuscita a finire Grandi Speranze, e così sono andata direttamente alla fine, e ho fatto finta di averlo dato da mangiare tutto il mangime, e sinceramente non so proprio che cosa sia successo. Mi basta sentire la canzone dei Carpenters, Close to You, e comincio a piangere. Vorrei tanto avere le tette più grosse, cioè non proprio da paginone centrale, non così enorme, prive di personalità, ma un po' più grosse, sì, solo per sapere com'è. L'appuntamento perfetto dovrebbe iniziare con lo champagne che arriva al tavolo come per magia. Ceduto, ho comprato un barattolo gigante di gelato e l'ho spazzolato tutto e Alice non l'ho mai confessato. Sono ignara di quanto accade intorno a noi. Il mondo si è ristretto a me e a questo estraneo e la mia bocca continua a spiattellare tutti i miei segreti e pensieri più intimi. Non so neppure io cosa sto blatterando, so solo che mi fa stare bene, sarà così andare in analisi. Si chiamava Danny Nussbaum, mamma e papà erano di sotto che guardavano Ben-Hur e io ricordo di aver pensato, se è per questo che tutti si agitano così tanto devono essere completamente pazzi. Se ti strai sul fianco il seno sembra più grosso. Lavoro nelle ricerche di marketing, ricordo che la prima volta che l'ho visto ho pensato, mio Dio quanto è bello, è biondo, è molto alto perché è per metà svedese e ha questi incredibili occhi azzurri e così mi ha chiesto di uscire. Sembra un bicchiere di sherry dolce prima di un appuntamento per calmarmi. È meraviglioso, Connor è assolutamente meraviglioso, sono
così fortunata e tutti non fanno che ripetermi quanto sia fantastico. È dolce, è buono, ha successo e tutti sostengono che siamo una confesserei mai a nessuno. Ma a volte penso che sia un po' troppo bello, sa? Come quei bambolotti, com'è che si chiamano? È un po' come Ken, un Ken biondo, un Ken biondo. Ora che parlo di Connor mi accorgo che sto dicendo delle cose che non sapevo di pensare. Cose che neppure mi ero resa conto di avere nella testa. Di Natale gli ho regalato un magnifico orologio con il cinturino di pelle, ma lui si ostina a mettere quello digitale arancione perché gli segna anche che temperatura c'è in Polonia o qualche altra stupidata del genere. Questi concerti jazz, io ho fatto finta che mi piacesse per educazione e ora lui così è convinto che io adori il jazz. Ogni singolo film di Woody Allen a memoria e anticipo ogni battuta, cosa che mi fa andare fuori di testa. E mi guarda come se parlassi arabo. Decisi a trovare il mio punto G e così abbiamo passato tutto il fine settimana a farlo in posizioni diverse e alla fine ero così a pezzi che desideravo solo una pizza e guardare Friends in santa pace. E continuavo a chiedermi com'è stato, così alla fine me lo sono inventato e ho detto che era stato assolutamente fantastico e che mi era parso che il mio corpo si aprisse come un fiore e lui ha persino preteso di sapere che tipo di fiore e io gli ho detto una begonia. Ci si può aspettare che la passione iniziale continui? Cioè, come si fa a sapere se la passione si è trasformata in un impegno positivo e duraturo o in un rapporto di merda? Con la corazza scintillante non è una prospettiva realistica, però c'è una parte di me che desidera una storia romantica e travolgente. Io voglio la passione, voglio sentirmi spazzata via da terra, voglio un terremoto, non lo so, un tornado, qualcosa di straordinario. A volte mi sembra che ci sia una nuova e c'è tante vita che mi attende. Se solo io potessi... Scusi, signorina? Sì? Alzo lo sguardo intontita. Cosa c'è? La hostess con la coda mi sta sorridendo. Siamo atterrati. La guardo fissa. Siamo atterrati? Non è possibile. Come possiamo essere atterrati? Mi guardo attorno. Ed è proprio così. L'aereo è fermo. Siamo salvi! Mi sento come Dorothy. Un secondo fa giravo vorticosamente per Oz, sbattuta di qua e di là, e ora mi sveglio perfettamente calma e normale. Non balliamo più! Esulto scioccamente. Abbiamo smesso già da un bel po', ribatte l'americano. Non moriremo! Non moriremo, conferma. L'osservo, come se lo vedessi per la prima volta, e un pensiero mi colpisce. Ho cianciato per un'ora con questo completo sconosciuto. Dio solo sa cosa gli ha raccontato. Voglio scendere immediatamente da questo maledetto apparecchio infernale. Mi dispiace, dico un po' di disagio. Avrebbe dovuto fermarmi. Sarebbe stato un po' difficile, replica con l'ombra di un sorriso. Era partita in quarta. Sono così in imbarazzo. Non si preoccupi, eravamo tutti molto tesi. Non è stato un bel volo. Prende il suo zaino e si alza, poi si volta verso di me. Se la sente di andare a casa da sola? Sì, 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 è tutto a posto, grazie, buona permanenza. Gli auguro, mentre già si sta avviando, ma non credo che mi abbia sentita. Lentamente raccolgo le mie cose e scendo dall'aereo. Mi sento tutta sudata. Ho i capelli in disordine e mi pulsa la testa. L'aeroporto sembra così luminoso e tranquillo, dopo l'atmosfera tesa a bordo. Il terreno così solido. Resto seduta per un po' su una poltroncina di plastica, cercando di riprendermi. Ma quando alla fine mi decido ad alzarmi mi sento ancora un po' frastornata e mi avvio, leggermente confusa, meravigliandomi di essere qui. Sinceramente, non credevo proprio che ce l'avremmo fatta tornare a terra. Ci stiamo avvicinando all'edificio della Panther e mentre saliamo i gradini di pietra chiara, ognuno decorato con una pantera di granito che salta, comincio a sentirmi nervosa. Paul vorrà un rapporto dettagliato sull'incontro con la Glenoyle. Cosa gli dirò? Beh, sarò franca e sincera, senza necessariamente confessargli proprio tutta la verità. Ehi, guarda! La voce di Katie interrompe le mie lucubrazioni. Seguo il suo sguardo e attraverso la vetrata dell'atrio noto una certa agitazione all'interno. Non è normale, cosa sta succedendo? Che ci sia stato un incendio o qualche emergenza? Entriamo attraverso le pesanti porte girevoli di vetro e ci scambiamo un'occhiata perplessa. L'edificio è in tumulto. Gente che corre di qua e di là, uno che lucida la ringhiera di ottone, un altro che spolvera le piante finte, mentre Cyril, il responsabile del personale, spinge la gente dentro gli ascensori. Per favore, andate nei vostri uffici, non vi voglio qui a ciondolare nell'ingresso, a quest'ora dovreste essere tutti alle vostre scrivanie. Mi sembra molto teso. Non c'è niente da vedere qua giù, per favore, andate nei vostri uffici. Cosa sta succedendo? Chiedo a Dave, l'agente della sorveglianza, che se ne sta appoggiato al muro con una tazza di tè fra le mani come suo solito. Beve un sorso, se lo rigira in bocca e ci sorride. Jack Harper verrà a farci visita. Cosa? Entrambe lo guardiamo a bocca aperta. Oggi?
Stai parlando sul serio? Nel mondo della Panther Corporation è come dire che sta per venire a farci visita il Papa o Babbo Natale. Jack Harper è il cofondatore della società. È stato lui a inventare la Panther Cola. Lo so perché ho battuto sproloqui pubblicitari su di lui almeno 1 milione di volte. Era il 1987, quando i due giovani e dinamici soci Jack Harper e Pete Laidler rilevarono la società di bevande Zoot, che navigava in cattive acque, e riproposero sul mercato la Zoota Cola, chiamandola Panther Cola, inventando lo slogan «Non fermarti», ormai entrato nella storia del marketing. Non c'è da meravigliarsi che Cyril sia fuori di testa per l'eccitazione. «Fra 5 minuti circa», sottolinea la guardia, consultando l'orologio. «Minuto più, minuto meno». «Ma come mai?» domanda Katie. «Voglio dire, come mai così all'improvviso?» A Dave luccicano gli occhi. Evidentemente è tutta la mattina che ripete la notizia e se la sta godendo un mondo. A quanto pare vuole fare un'ispezione alla filiale inglese. «Credevo che non si occupasse personalmente della gestione dell'azienda», si intromette Jane, del reparto contabilità, che si è unita a noi e ascolta a bocca aperta. «Dicevano che dopo la morte di Pete Laidler si fosse chiuso nel suo dolore e non uscisse più dal suo ranch o quel che è». «È successo 3 anni fa», ribatte Katie. «Forse ora sta meglio». «O forse ha intenzione di venderci, cosa molto più probabile», osserva Jane, scura in volto. «Perché dovrebbe?» «Non si sa mai». «La mia teoria», accenna Dave, e tutti avviciniamo la testa per ascoltare, «è che voglia verificare se le piante sono abbastanza lucide». Indica con il capo Cyril e noi non riusciamo a trattenere una risatina. «Attenti a non danneggiare gli steli!» sta sbraitando il responsabile del personale, secco. Poi alza lo sguardo verso di noi. «E voi cosa ci fate ancora lì?» «Stiamo andando!» lo avverte Katie e tutte ci avviamo verso le scale. «Io uso sempre le scale, così evito di dover frequentare la palestra». E poi, fortunatamente l'ufficio marketing è al primo piano. Siamo appena arrivati al pianerottolo quando Jane esclama con voce stridula: «Guardate, oh mio Dio, è lui!» Una limousine si è fermata silenziosa in strada, proprio davanti alla doppia porta a vetri dell'ingresso. «Cosa avranno mai queste macchine? Sono così lucide, scintillanti, che sembrano fatte di un metallo totalmente diverso dalle auto normali». Con tempismo perfetto, le porte dell'ascensore sull'altro lato dell'atrio si aprono, lasciando uscire Graham Hillingdon, il direttore generale, accompagnato dall'amministratore delegato e altri 6 alti dirigenti, tutti azzimati nei loro completi scuri. «Basta così!» sibila Cyril ai poveri addetti alle pulizie che si stanno dando da fare. «Ora andate, lasciate stare!» Ridendo come 3 ragazzine, restiamo a osservare la portiera della limousine che si apre. Un attimo dopo, scende un uomo con capelli biondi e soprabito blu. Indossa occhiali scuri e regge una valigetta dall'aria molto costosa. Wow, ha proprio l'aspetto del milionario. A questo punto, Graham Hillingdon e gli altri sono tutti fuori allineati sui gradini. Uno dopo l'altro gli stringono la mano, poi lo accompagnano dentro, dove Cyril sta aspettando. «Benvenuto nella sede inglese della Panther Corporation», dice untuoso. «Ha fatto buon viaggio?» «Abbastanza, grazie», risponde l'uomo con un forte accento americano. «Come può vedere, questa è una normale giornata di lavoro», assicura Cyril. «Ehi, guardate», mormora Katie. «Kenny è rimasto bloccato fuori dalla porta». Kenny Davy, uno dei creativi, indugia sui gradini esterni, incerto se entrare o meno. Mette una mano sulla maniglia, poi la ritrae, quindi si avvicina di nuovo e spirgia dentro. «Entra, Kenny!» lo invita Cyril, aprendo la porta con un sorriso feroce. «Uno dei nostri creativi, Kenny Davy, avresti dovuto essere qui 10 minuti fa, ma pazienza!» Spinge il povero malcapitato, stupefatto, verso gli ascensori, poi alza gli occhi e con gesto irritato ci fa segno di allontanarci. «Su», dice Katie, «sarà meglio andare». Soffocando l'ilarità, tutte e 3 corriamo su per le scale. L'atmosfera della sezione marketing ricorda un po' la mia camera da letto prima di una festa ai tempi del liceo. Gente che si spazzola i capelli, si profuma, sposta carte di qui e di là, chiacchierando animatamente. Passando davanti all'ufficio di Neil Gregg, che è a capo delle strategie di comunicazione, lo vedo sistemare in bella mostra sulla sua scrivania i suoi premi di comunicazione efficace. Fiona, la sua assistente, lucida le cornici delle foto che lo ritraggono mentre stringe la mano a personaggi famosi. Sto appendendo la giacca quando Paul, il capo della nostra sezione, mi prende da parte. «Cosa cazzo è successo alla Glen Oil? Questa mattina ho ricevuto una strana email da Doug Hamilton. È vero che gli hai rovesciato una bibita addosso?» Lo guardo scioccata. «Doug Hamilton gliel'ha detto, ma aveva promesso di non farlo!»
Non è andata così, mi affretto a rispondere. Stavo solo cercando di dimostrare le molte qualità della Panther Prime e ne ho rovesciata un po'. Paul inarca le sopracciglia con un'espressione niente affatto cordiale. D'accordo, dovevo capire che era chiederti troppo. No, anzi, sarebbe andato tutto bene se... Voglio dire, se mi darai un'altra occasione farò meglio, te lo prometto. Vedremo. Getta un'occhiata all'orologio. Sarà meglio che tu vada, la tua scrivania è un disastro. D'accordo. A che ora sarà la mia valutazione? Emma, in caso tu non l'abbia saputo, oggi viene a farci visita Jack Harper, ribatte lui con tono sarcastico. Però, se tu ritieni che la tua valutazione sia più importante dell'uomo che ha fondato la nostra società... Non volevo dire questo, io... Va a sistemare il tuo tavolo, mi congeda con voce annoiata. E se ti azzardi a rovesciare della Panther Prime addosso a Harper, sei licenziata! Mentre mi affretto delusa verso il mio posto, entra Cyril tutto agitato. Signori, dice battendo le mani, vorrei l'attenzione di tutti i presenti. Questa è una visita informale, niente di più. Il signor Harper entrerà, forse parlerà con uno o due di voi, osserverà quello che fate. Quindi voglio che vi comportiate in modo del tutto naturale, ma ovviamente al meglio delle vostre capacità. E quella roba cos'è? Aggiunge allarmato guardando delle bozze ordinatamente impilate vicino all'angolo della scrivania di Ferguson Grady. Quelli sono disegni per la nuova campagna della gomma Panther, risponde lui, che è molto timido. Non ho spazio sufficiente sul tavolo. Beh, lì non possono stare. Li prende e glieli sbatte fra le mani. Toglili di mezzo. Se vi fa qualche domanda, rispondete gentili e naturali. Quando arriva, voglio che siate tutti al lavoro, impegnati nelle normali attività di ogni giorno. Si guarda attorno perplesso. Alcuni potrebbero essere al telefono, altri potrebbero lavorare al computer, un gruppo di due o tre potrebbe essere impegnato in una riunione creativa. Ricordate, questo ufficio è il fulcro dell'azienda. La Panther Corporation è famosa per il genio creativo del marketing. Si interrompe e tutti lo osserviamo ammutoliti. Avanti! Grida battendo le mani. Non restate lì impalati, tu! Dice indicando me. Su, muoviti! Oddio, la mia scrivania è completamente sommersa dalle carte. Apro un cassetto e vi sbatto dentro la rinfusa un fascio di documenti. Poi, in preda al panico, comincio a riordinare le matite nel portapenne. Al tavolo accanto, Artemis Harrison è impegnata a ritoccarsi il rossetto. Incontrarlo sarà molto istruttivo, dice, rimirandosi nello specchio da borsetta. Sai, molta gente è convinta che quell'uomo da solo abbia stravolto le regole del marketing. Il suo sguardo si posa su di me. È nuova quella maglietta, Emma? Da dove viene? Da French Connection, rispondo dopo un attimo, ma solo un attimo di esitazione. Sono stata da French Connection lo scorso weekend, dice lei stringendo gli occhi, e non mi pare di averla vista. Probabilmente le hanno finite. Le volto la schiena fingendo di sistemare il primo cassetto. Come dobbiamo chiamarlo? Sta chiedendo Caroline. Jack o signor Harper? 5 minuti, solo con lui! Sta urlando al telefono tutto infervorato Nick, uno dei responsabili dell'ufficio. Non chiedo altro, 5 minuti per esporgli la mia idea del sito web. Gesù, se solo gli piacesse! L'atmosfera di eccitazione è davvero contagiosa. Con uno scatto di adrenalina mi trovo a cercare il pettine e a controllare il lucida labbra. Voglio dire, non si sa mai, potrebbe anche scegliere me fra tutti quanti. Ok gente, ascoltatemi, annuncia Paul entrando a passo deciso nell'ufficio. È su questo piano, andrà prima in amministrazione e poi... Tutti alla propria normale occupazione? Esclama Cyril, subito! Oh cazzo, e quale sarebbe la mia normale occupazione? Sollevo il telefono e digito il codice della mia casella vocale per ascoltare i messaggi. Mi guardo intorno e vedo che tutti stanno facendo esattamente la stessa cosa! Non possiamo essere tutti al telefono, è una cosa stupida! Vabbè, accenderò il computer e aspetterò che si avvii. Mentre osservo lo schermo cambiare colore, Artemis comincia a parlare a voce alta. Credo che l'essenza del concetto sia la vitalità, inizia lanciando occhiate nervose in direzione della porta. Capisci cosa intendo? Sì. Mormora Nick. In un moderno contesto di marketing, credo che dovremmo puntare a una fusione di tattiche a breve termine e strategie proiettate verso il futuro. Dio, com'è lento oggi il mio computer! Jack Harper arriverà e io sarò ancora lì a fissare lo schermo nero come una stupida. Ci sono! Ecco cosa farò. Io sarò la persona che è andata a prendere il caffè. Voglio dire, cosa c'è di più normale di questo? Credo che andrò a prendere il caffè, annuncio imbarazzata e mi alzo. Puoi portarne uno anche a me? Mi chiede Artemis, sollevando lo sguardo per un istante. E comunque ti stavo raccontando, al mio Master in Business Administration. La macchina del caffè
È vicino all'ingresso dell'ufficio, in una piccola nicchia. Intanto che aspetto che il bicchiere si riempia di quel liquido disgustoso, alzo gli occhi e scorgo Graham Hillingdon uscire dal reparto amministrazione, seguito da altre due persone. Sta arrivando. Ok, mantieniti calma. Aspetta che si riempia il secondo bicchiere, tranquilla e naturale. Ed eccolo lì, con i suoi capelli biondi, gli occhiali scuri e il completo dall'aria costosa. Ma con mia leggera sorpresa lo vedo arretrare e farsi da parte. E infatti, nessuno lo guarda. L'attenzione di tutti è puntata su un altro uomo. Un uomo in jeans e maglia a collo alto nera che ora sta venendo avanti. Mentre lo fisso affascinata, lui si volta. Vedendo la sua faccia, provo un colpo, come se una palla da bowling mi investisse in pieno petto. Oh mio Dio! È lui! Gli stessi occhi scuri, segnati dalle rughe. Il volto è rasato, ma non c'è dubbio. È proprio lui! È l'uomo dell'aereo. Cosa ci fa qui? E per quale motivo l'intero ufficio lo fissa estasiato? Ora che sta parlando tutti pendono dalle sue labbra. Si gira di nuovo, istintivamente mi ritraggo per non farmi vedere, sforzandomi di restare calma. Cosa ci fa qui? Non può! Non può essere. No, no, non è possibile. Torno alla mia scrivania con gambe tremanti, cercando di non versare il caffè per terra. Ehi! Faccio ad Artemis, con voce leggermente troppo alta. Tu sai che faccia ha Jack Harper? No, risponde lei prendendo la sua tazza. Grazie. Capelli scuri, si intromette qualcuno. Scuri, ripeto deglutendo. Non biondi? Sta venendo da questa parte, sussurra una voce. Sta arrivando! Mi lascio cadere sulla sedia e sorseggio il mio caffè senza neppure sentirne il gusto. Il nostro responsabile del marketing e della promozione, Paul Fletcher, sento che dice Graham. Piacere di conoscerti, Paul, mormoro la stessa voce asciutta dall'accento americano. È lui, non c'è dubbio. Ok, mantieniti calma, forse non si ricorderà di me. È stato un volo breve, probabilmente lui vola spesso. Attenzione tutti quanti, il mio capo lo accompagna al centro dell'ufficio. Sono felice di presentarvi il nostro fondatore, l'uomo che ha influenzato e ispirato un'intera generazione di professionisti del marketing, Jack Harper! Scoppia un applauso e l'altro scuote la testa, sorridendo. Vi prego, niente confusione, fate quello che fareste normalmente, mi raccomando. Comincia a camminare per l'ufficio, fermandosi qua e là, a parlare con le persone. Paul lo precede e si occupa delle presentazioni. L'uomo biondo li segue ovunque, silenzioso. «Eccolo che arriva!» esclama Artemis e tutti gli occupanti della nostra parte di ufficio si irrigidiscono. Il mio cuore prende a battere più forte e mi faccio piccola piccola sulla mia sedia cercando di nascondermi dietro lo schermo del computer. Forse non mi riconoscerà, forse non si ricorderà di me, forse non... Oh mio Dio! Mi sta guardando. Colgo il lampo di sorpresa nei suoi occhi. Inarca le sopracciglia. Mi ha riconosciuta. Ti prego non ti avvicinare. Ti prego non venire qui. E lei chi è? Domanda Paul. Questa è Emma Corrigan, dice Paul. Una delle nostre giovani assistenti, mi presenta il mio capo. Sta venendo verso di me. Artemis ha smesso di parlare. Tutti guardano. Ho le guance in fiamme per la vergogna. Salve, mi saluta cordiale. Salve, rispondo. Signor Harper... D'accordo, mi ha riconosciuto. Ma questo non significa necessariamente che si ricordi di tutto quanto ho detto. Qualche commento fortuito gettato lì da una persona che ti siede accanto. Forse non mi ascoltava neppure. E cosa fa? Mi chiede. Sono assistente marketing e collaboro nell'organizzare iniziative promozionali. Mormoro. La scorsa settimana Emma era a Glasgow per lavoro, si intromette Paul, rivolgendomi un sorriso falso. Noi siamo convinti che occorra responsabilizzare quanto prima i dipendenti più giovani. Molto saggio, si congratula l'americano annuendo. Il suo sguardo corre sulla mia scrivania e si accende d'improvviso interesse vedendo il bicchiere di plastica. Alza gli occhi e incrocia i miei. Com'è il caffè? Si informa amabile. Buono? All'improvviso come una registrazione che risuona nella mente odio la mia stupida voce. Il caffè in ufficio è la cosa più disgustosa che io abbia mai bevuto, un vero veleno! Ottimo, rispondo. Davvero,
Delizioso. Mi fa piacere sentirlo. Il suo viso è attraversato da un guizzo divertito e io mi sento vampare. E questa è Artemis Harrison, prosegue Paul, una delle nostre responsabili marketing più brillanti. Artemis, dice Jack Harper pensoso. Muove qualche passo verso la sua postazione di lavoro. Che bella scrivania, Artemis! Bella grande! Le sorride. È nuova? La scrivania nuova è arrivata l'altro giorno e se l'è presa lei, anche se la mia è davvero orrenda! Si ricorda tutto! Tutto! Oddio, cos'altro ho detto? Me ne sto perfettamente immobile con la mia migliore espressione da brava impiegata, intanto che Artemis improvvisa una risposta ufficiale, ma la mia mente sta andando freneticamente all'indietro. Oddio, cerco di ricordare, cercando di rimettere insieme quanto ho spifferato su quel maledetto aereo. Diciamocelo, gli ho raccontato tutto di me, tutto. Mi si gela il sangue. Mi viene in mente una cosa che non avrei dovuto dirgli, una cosa che non avrei dovuto dire a nessuno. So che non avrei dovuto farlo, ma desideravo così tanto quel lavoro. Gli ho raccontato di aver falsificato un dato sul mio curriculum. È fatta. Sono morta. Mi licenzierà. Verrò condannata come manipolatrice di dati e nessuno vorrà più offrirmi un impiego. Finirò su quei documentari tipo le peggiori occupazioni della Gran Bretagna, a pulire cacca di mucca, blatterando tutta allegra. Non è così male, davvero. Ok, niente panico. Deve esserci qualcosa che posso fare. Mi scuserò. Sì. Dichiarerò ufficialmente che si è trattato di una leggerezza di cui sono profondamente pentita, ma che non ho mai avuto intenzione di ingannare l'azienda e... No, anzi, dirò. In realtà ho preso il massimo dei voti. Che shock, l'avevo dimenticato! E poi falsificherò un certificato scolastico con uno di quei kit calligrafici. Dopotutto, lui è americano, non se ne accorgerà mai. No. Lo scoprirà. Oddio. Vabbè... Magari sto esagerando, non perdiamo il senso della misura. Jack Harper è una persona importantissima. Ha limousine, tirapiedi e un'azienda che guadagna milioni di sterline l'anno. Cosa gliene può fregare se uno dei suoi dipendenti ha preso il massimo dei voti o no? Per il nervosismo mi sfugge una risatina e Artemis mi lancia un'occhiata strana. Vorrei dirvi che sono davvero felice di avervi conosciuto, comincia Jack Harper guardandosi attorno nell'ufficio silenzioso. E vorrei presentarvi il mio assistente, Sven Petersen. Fa un gesto in direzione del tizio biondo. Resterò qui per qualche giorno e spero di approfondire la conoscenza di alcuni di voi. Come sapete, Pete Laidler, con cui ho fondato la Panther Corporation, era inglese. Per questo motivo, oltre a molti altri, questo paese è sempre stato immensamente importante per me. Un momento di circostanza attraversa l'ufficio. Lui solleva una mano, annuisce e si allontana, seguito da Sven e da tutti i dirigenti. Nell'ufficio scende il silenzio, finché non se ne sono andati. Poi si scatena un animato cicaleccio. Ho quasi l'impressione di afflosciarmi per il sollievo. Oddio, ti ringrazio. Sono proprio una sciocca. Pensare anche solo per un attimo che Jack Harper possa ricordare ciò che gli ho raccontato in aereo. Figuriamoci poi dargli importanza. Immaginare che possa trovare il tempo nella sua vita frenetica e impegnata per un dettaglio così insignificante come il mio curriculum falsificato. Quando allungo una mano verso il mouse e apro un documento nuovo, sto sorridendo. Emma, alzo gli occhi e vedo Paul davanti alla mia scrivania. Jack Harper vorrebbe vederti, mi annuncia secco. Cosa? Il mio sorriso svanisce. Me? In sala riunioni, fra 5 minuti. Ti ha spiegato perché? No. Il mio capo esce a grandi passi. Io resto a fissare lo schermo del computer boccheggiando. Ho la nausea. Avevo visto giusto la prima volta. Perderò il lavoro. Perderò il lavoro per colpa di uno stupido commento fatto durante uno stupido volo. Perché mi hanno messo in business class? Perché ho aperto la bocca? Sono solamente una stupida chiacchierona. Per quale motivo Jack Harper vuole incontrarti? Mi chiede Artemis, scocciata. Non lo so, rispondo. Vuole vedere qualcun altro? Non lo so, ripeto, confusa. Per impedirle di fare altre domande, comincio a battere cose senza senso sulla tastiera, con la mente che ronza fuori da ogni controllo. Non posso perdere questo posto, non posso gettar via un'altra promettente carriera. Non ha il diritto di licenziarmi, non può, non è giusto. Io non sapevo chi fosse, voglio dire, se lui mi avesse rivelato di essere il mio datore di lavoro, non avrei mai accennato al mio curriculum, né a tutto il resto.
E comunque, non è come se avessi falsificato il diploma, no? Non è che abbia la fedina penale sporca o qualcosa del genere. Sono una brava dipendente io! Mi sforzo di non squagliarmela troppo presto, ho fatto tutti quegli straordinari per la promozione della linea di abbigliamento sportivo, ho persino organizzato la lotteria di Natale! Digito sulla tastiera, più velocemente dei miei colleghi, il volto sempre più accaldato per l'agitazione. Emma! Paul sta fissando l'orologio con intenzione. Giusto. Respiro profondamente e mi alzo. Non gli permetterò di licenziarmi, non succederà. Attraverso l'ufficio a passo deciso e percorro il corridoio fino alla sala riunioni. Poi busso alla porta e la apro. Jack Harper è seduto al tavolo e sta scrivendo su un blocco. Non appena entro, lui alza lo sguardo e l'espressione seria del suo volto mi provoca una stretta allo stomaco. Ma devo difendermi. Devo mantenere questo posto. Salve! Mi saluta. Le spiace chiudere la porta? Attende finché non l'ho accostata, poi alza di nuovo lo sguardo. Emma, dobbiamo parlare. Lo so, dico cercando di mantenere un tono fermo. Però... prima vorrei poter dire la mia, se posso. Appare per un attimo sconcertato, infine risponde inarcando le sopracciglia. Certo, dica. Attraverso la sala faccio un respiro profondo e lo guardo dritto negli occhi. Signor Harper, so perché ha chiesto di vedermi. So di aver sbagliato. È stata una leggerezza di cui mi pento profondamente. Sono molto dispiaciuta e non accadrà mai più. Ma mia discolpa? Sento la mia voce farsi più alta per l'emozione. A mia discolpa, in aereo non avevo idea di chi lei fosse e non credo che dovrei essere penalizzata per un errore commesso in buona fede. Segue una pausa. Pensa che io la stia penalizzando? Mi domanda lui alla fine aggrottando la fronte. Come può essere così insensibile? Sì, lei deve capire che non avrei mai fatto parola del mio curriculum se avessi saputo chi era lei. È stata come una trappola. Sa, se questo fosse un tribunale, il giudice non l'ammetterebbe come prova. Non le permetterebbe neppure di... Il suo curriculum? La fronte di Jack Harper si spiana. Ah, il voto dell'esame di matematica. Mi rivolge un'occhiata penetrante. O meglio, il voto falsificato. Sentirlo parlare a voce alta in questo modo mi zittisce. Mi sento avvampare. Sa, un sacco di persone la definirebbe una frode. Prosegue l'americano, appoggiandosi allo schienale. Lo so di aver sbagliato, non avrei dovuto, ma questo non pregiudica il modo in cui svolgo il mio lavoro. Non significa nulla. Crede davvero? Chiede scuotendo la testa, pensoso. Io non saprei, passare dalla sufficienza al massimo dei voti. Beh, è un bel balzo. E se dovesse fare dei conti? Sono perfettamente capace, ribatto disperata. Su, avanti, mi chieda quello che vuole. Ok. La sua bocca ha un guizzo. 8 per 9. Lo fisso, il cuore che mi batte all'impazzata, la mente vuota. 8 per 9. Non ne ho idea. 1 per 9 fa 9, 2 per 9. No, ci sono. 8 per 10 fa 80, quindi 8 per 9 deve fare 72! Esclamo e trasalisco nel cogliere il suo sorriso. Fa 72. E ripeto più calma. Molto bene. Mi indica una sedia. Ora, ha finito con quello che voleva dire o c'è altro? Mi passo una mano sul viso confusa. Non mi licenzierà. No, mi assicura paziente. Non la licenzierò. E ora possiamo parlare? Mentre mi siedo, un orribile sospetto si fa strada nella mia mente. Era... Mi schiarisco la gola. Era per il mio curriculum che voleva vedermi? No, risponde pacato. Non è per questo motivo che volevo vederla. Voglio morire. Voglio morire, qui, in questo momento. Bene. Mi tiro indietro i capelli nel tentativo di ricompormi e assumere un'aria professionale. Bene, dunque... Per cosa... Ho un piccolo favore da chiederle. Certo. Provo una fitta di anticipazione. Qualsiasi cosa, dica pure. Per diversi motivi... Comincia Jack Harper parlando con lentezza. Preferirei che nessuno sapesse che mi trovavo in Scozia la scorsa settimana. Mi guarda negli occhi. Quindi gradirei molto che lei tenesse per sé il nostro piccolo segreto. Ma certo,
esulto dopo una pausa. Ma certo, assolutamente, si può fare. Non ne ha parlato con nessuno? No, con nessuno, neppure con il mio... Cioè, non ne ho parlato con nessuno. Bene, la ringrazio moltissimo. Sorride e si alza. Mi ha fatto piacere incontrarla di nuovo, Emma. Sono sicuro che ci rivedremo. Tutto qui? Domando, colta alla sprovvista. Tutto qui? A meno che lei non voglia discutere di qualcos'altro. No! Mi affretto ad alzarmi in piedi, sbattendo la caviglia contro la gamba del tavolo. Cosa mi aspettavo? Che mi chiedesse di occuparmi del suo nuovo eccitante progetto internazionale? Jack Harper apre la porta e la tiene gentilmente spalancata per farmi passare. Sono quasi già fuori quando mi blocco. Aspetti! Che c'è? Cosa devo dire se mi chiedono di cosa voleva parlarmi? Lo interrogo imbarazzata. Tutti vorranno saperlo. Perché non dice che stavamo discutendo di... logistica?